sera qui da Villa Doria, stasera c'è stata una doppia presentazione, è una cosa molto bella. Bella perché c'è stato l'incontro di due donne, due scrittrici, che entrambe pubblicano con la casa editrice Nulladia. Stasera ho intervistato Antonella Lia, che col suo primo romanzo, Intrighi di nozze, famiglie, segreti e cofecchie, quindi questo sottotitolo bellissimo, mi racconta il perché, dopo due saggi, più saggi sempre con la Nulladia, l'esigenza di raccontare le persone, le storie, i personaggi con un romanzo. Allora, dopo aver pubblicato dei saggi, io avevo l'esigenza di poter condensare tutti quelli che sono i contenuti della saggistica in una storia, ed è una storia che ha una coerenza, perché praticamente è la storia delle preparazioni di nozze. Con il riflettore che si alterna sulle due famiglie oltre che sugli sposi, quindi c'è la famiglia di lei, la famiglia di lui, tutti i disturbi familiari enfatizzati, un linguaggio grottesco anche nei nomi, che sono particolari in quanto i genitori della sposa rimangono mammina e babbuccio con i nomi mai esplicitati durante il romanzo, con messaggi diversi alla sposa e alla fidanzata e al fidanzato da parte delle famiglie, tutta una serie di parenti, di comprimari rispetto a questa famiglia, e alla fine poi c'è, dopo una serie di colpi di scena, un finale a sorpresa che in questo momento non rivelo. No, assolutamente. Quanto il tuo lavoro di psicoterapeuta o psicologa ha influito nel descrivere, nel raccontare questi personaggi? Perché ovviamente nella tua professione non è facile, insomma, entrare in sinergia e aiutare persone che magari sono le stesse descritte in questi romanzi, in situazioni diverse o comunque tanti approcci, no? Se ne parlava durante la presentazione, la difficoltà a volte di poter raccontare per aiutare anche, quindi essere a supporto. Soprattutto per rendere coscienti le persone, perché la consapevolezza è la prima cosa, per, diciamo una parola forte, la guarigione, che è parola che non mi piace, che forse non è adatta alla psicoterapia, ma rendere se stessi consapevoli di una serie di disturbi è come guardarsi dal di fuori, è come diventare poi lo spettatore di una scena che noi recitiamo in prima persona e poi non ripetere con le coazioni a ripetere dei comportamenti sbagliati. Quindi è stato un po' mettere il focus su una serie di disturbi per poter poi allertare un po' le persone. Perché questo libro deve essere letto? Perché è divertente, è l'unica cosa che posso dire, perché non mi piace, a me non piace insegnare niente a nessuno, le persone imparano vivendo. È un libro che chi ha letto ha detto che ha fatto grandissime risate, quindi penso che questo è il motivo più forte per leggere questo libro. Tiziana, la moderatrice, ha detto è un libro che fa molto ridere mentre lo si legge, però dopo fa molto pensare e rimette in discussione anche il proprio modus vivendi. E speriamo, allora, perché noi riusciamo a ridere e poi dopo riflettiamo, e se riusciamo a riflettere poi stiamo meglio tutti quanti. Grazie. Grazie a te, Anna, grazie. Siamo sempre qui all'interno, questa volta di Villa Doria, e incontro una persona che si è subito mostrata alla massima apertura ed accoglienza. Non voglio sbagliare, ho scritto tutto, ma alla fine raccoglierò tutto nel dire che è un cavaliere dell'Ordine di Malta, è un critico dove non ci si ferma la prima critica, e incontro stasera Michele Cutru, che è qui in organizzazione di una serie di eventi, ma soprattutto è una persona che ritroveremo in Rottv Italia perché ha tante cose belle da raccontare. Sì, ci sono. Intanto grazie mille a voi di essere qui presente anche da critico opinionista presso questa bellissima struttura che fa parte del Settecento. Il Settecento è il secolo dei lumi, Villa Doria Eventi, una bellissima villa con tutti i particolari dove si può essere ospitati, essere coccolati in questa meravigliosa villa. E io ringrazio davvero il patron e il direttore e gli chef che sono impegnati, i pilastri fondamentali per portare avanti questa meravigliosa villa.
Non so fino a che punto possiamo spingerci nel dire che tu hai anche scritto la tua esperienza, il tuo viaggiare, il tuo confrontarti con tantissime persone ti sta portando a diventare scrittore. È una notizia che possiamo dare o poi la riproporremo su Rod? Sì, la possiamo già annunciare, quindi praticamente io penso che ognuno di noi nella vita ha un dono, quindi il nostro dono è all'interno di ogni cuore, di ogni persona. Come dice Papa Francesco, ognuno di noi è libero di essere liberi e di decidere le proprie decisioni. Quindi ci sarà una presentazione di un libro il 4 maggio, ma non solo su Caserta, avremo tanti eventi importanti che si sviluppano in Villa Doria, perché Villa Doria è una delle ville dove si possono effettuare degli eventi a tema, quindi non solo Villa Doria, ci sarà un evento il 25 maggio che ancora è in fase di preparazione. Quindi ci Però saranno... raccoglie una cosa molto bella che è un tuo libro. Racconta un libro molto molto intenso, dove si racconta non solo la mia vita, ma tutta la mia storia delle forze armate da quando ero piccolo, la mia omosessualità. Quanti anni hai? L'età, la dobbiamo dire, l'età, c'ho 39 anni. Giovanissimo, e da quel po' che mi hai detto prima, fuori dalle telecamere, l'intensità, ma soprattutto un'onestà intellettuale, mi permetto di dire. Sì, l'onestà intellettuale ci sta e penso di essere sempre sincero, quindi non, odio il cazzeggio, chiedo scusa il mio linguaggio, quindi quello che penso io lo dico, non mi piace illudere nessuno, ormai la televisione è tutta una marchetta, quindi sinceramente non credo anche i reality, quindi io sono contrario ai reality che fa anche la nostra signora della televisione italiana, Mediaset, la signora De Filippi, che è una donna intelligente ma anche molto furba, quindi che io non credo. Ah, libera arbitrio. Libera, io non credo a questi format televisivi perché c'è tanta ignoranza. In Italia c'è molta ignoranza, la gente non conosce e come tante cose la scuola ha abbandonato l'educazione civica, quindi i ragazzi non sanno i problemi e le cose che sono gravi. Quelle vere della vita. Allora, qui da Villa Doi, io con Michele Cutro vi saluto e ci vediamo sicuramente al più presto qui con un altro evento. Grazie. Grazie mille a voi, grazie da Villa Doria. Moderatrice di questa doppia presentazione di due bellissimi romanzi, Tiziana Pasetti, qui stasera con noi a Villa Doria. Due romanzi che ci hanno toccato, due romanzi che vanno a scardinare e che fanno anche molto pensare. Due romanzi importanti, sicuramente non basati sulla immaginazione degli autori. Non parliamo di due scrittori di professione, ma di due professionisti che poi arrivano alla scrittura per lasciare un messaggio. Una psicoterapeuta, una giornalista e anche insegnante, Loredana De Vita e Antonella Lia. I loro due testi, li voglio chiamare proprio così, certo, perché questo sono, anche se scritti nella forma del romanzo, editi da Nulla Die, che è una casa editrice di Enna, affrontano temi che ci sono cari, perché da una parte le dinamiche familiari, da un'altra parte tutte le problematiche legate ai sentimenti poco conosciuti e poco avvezzi alla vita vera, che purtroppo oggigiorno ma anche in passato hanno dato modo a troppe persone di non riuscire non solo ad esprimere loro stesse, ma quindi poi di fare del male e a loro stesse e poi ai loro figli. Quindi tutte quelle componenti che portano poi al femminicidio, ma anche alla comunicazione non chiara che può salvare non solo noi stessi, ma anche tutte le persone che poi entrano in contatto con noi, soprattutto i nostri figli. Hai parlato di comunicazione, al di là di quello che sono i romanzi, che per quanto veri sono romanzati, quanta responsabilità in chi sceglie di fare il giornalista come te e di scegliere e usare le giuste parole? Non c'è nulla in realtà di meno pesante e di più leggero di una parola. Basta semplicemente essere un po' furbi e le parole te le giochi.
te le giochi, ma non ti rendi conto che insieme alle parole ti giochi anche la vita, la tua e quella delle persone verso le quali sei responsabile. Essere giornalisti oggi, ma in Italia è un gioco che tutti possono, possono giocare, per diventare giornalisti in realtà non ci vuole nulla, non c'è bisogno di una laurea, basta anche non, insomma, si trova il modo. E tanti, tanti sono i danni che noi giornalisti creiamo. Probabilmente siamo davvero, insomma, una volta si chiamava il quarto potere, in realtà forse è il primo potere, perché nessuno ha il potere che ha un giornalista. Quindi è una responsabilità grande che abbiamo non soltanto nei confronti dei nostri pari, ma che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, che non sono pronte anche per colpa, utilizzo questa parola con grande peso, dei social network, non sanno riconoscere una fonte, non sanno capire dov'è la chiacchiera, dov'è il fatto, dov'è l'opinione, e questo purtroppo comporta delle, porta a delle aberrazioni e quindi poi a delle difficoltà di saper costruire il reale, che davvero è, insomma, voglio dire, facciamo questo lavoro entrambe, sappiamo purtroppo che cosa ci troviamo tra le mani, quindi sicuramente richiamare ad una responsabilità, non, insomma, sicuramente sì, forse dovremmo farlo, ma mi rendo conto che è davvero tanto difficile, perché poi entra in gioco anche quella che poi è la vena profondamente narcisistica poi di chi fa il giornalista. Allora, noi con semplicità invece, con Tiziana Pasetti qui da Villa Doria, vi saluto. Siamo sempre qui a Villa Doria, c'è stata una presentazione veramente intensa, importante, si è parlato di uomini e di donne, di momenti importanti quali il matrimonio, la nascita di un figlio. Non a caso ci ospita uno dei posti più belli che io abbia visitato nell'ultimo periodo e con grande gioia voglio farmelo raccontare dal titolare responsabile, il dottor Angelo Franco, perché veramente questo posto, insomma, me ne avevano parlato ma non ce l'ho mai venuta. Quindi venirci per una presentazione, una doppia presentazione di due romanzi editi da Nulla Dia, mi ha fatto veramente piacere. Allora, io sono lieto di essere, diciamo, il patron di questo evento e di ospitare anche la presentazione di questi due importantissimi libri scritti dalla dottoressa Antonella Lia e dall'altra scrittrice Loredana Di Vita, e sono sempre a disposizione per le persone che vogliono fare cultura all'interno della cultura. Villa Doria è una villa che nasce nel Settecento, è una villa di carattere familiare, sentita molto dai proprietari, la signora Lia con il signor Biagio Esposito. Io entro a far parte un poco di questa famiglia circa 3 anni fa e loro con tutto il cuore mi hanno accolto tra le loro braccia, perché avere, tra virgolette, come si dice a Napoli, l'estraneo in casa può sembrare strano, perché fondamentalmente io devo rispettare quello che è la loro privacy, quella che è la loro proprietà, perché fondamentalmente io sono in casa loro, e per me è stato motivo di tanto orgoglio e di sfida, perché Villa Doria negli anni ha dato tanto a tanti imprenditori, però è stata anche violentata sotto il profilo enogastronomico, e io sto cercando solo ed esclusivamente di riportarla agli antichi splendori, così come la proprietà mi ha chiesto di fare. Io purtroppo nel mio piccolo e nella mia piccola capacità imprenditoriale cercherò di tirar fuori il meglio da questa struttura, che ci già è il meglio all'interno di un contesto che è quello napoletano, è uno dei contesti più belli a Napoli, rientra tra le tre ville del Settecento, una è Villa Doria, e fortunatamente non è quella villa costruita dove si chiama villa un ristorante, ma è una vera villa. Infatti noi abbiamo la sala Capodimonte, che è la sala proprio del Settecento, che si riesce a intravedere questo senso di antichità al camino, reale. Questi stanzoni reali, abbiamo una cantina che era collegata a Palazzo Reale, cioè una cantina, abbiamo i camminamenti borbonici che scendevano da Palazzo Reale e scendevano giù fino a Napoli, quindi è una bella struttura che noi stiamo cercando di indirizzare ad un pubblico che sia quanto più vasto è possibile, però di carattere selezionato, per dare il massimo della possibilità nell'esprimersi durante un evento. Certo, eccellenza. Quindi, nell'eccellenza, proprio per non deprezzare dei siti bellissimi che, perfetto, la Campania ha.
Io voglio dire una cosa, ne chiacchieravamo proprio, ma chissà che non si riesca a fare anche qualcosa insieme. Non ci siamo. Perché la sinergia, la volontà di fare cultura, di portarla e di riscattare soprattutto un territorio che deve tornare a essere Campania Felix a 360 gradi. Purtroppo noi siamo violentati da quelle che sono le realtà televisive, perché raccontano sempre il peggio di Napoli, ma purtroppo non portano a vedere che all'interno di Napoli, in una zona centralissima di Napoli, quale Capodimonte, che è una zona oramai legata tantissimo a Napoli, perché prima era la residenza di campagna, ma ora si parla di centro Napoli, zona Capodimonte, c'è una struttura di questa importanza, vengono tantissime persone e dice: io ci sarò passato milioni di volte, non ci ho mai fatto caso. Poi gli viene a raccontare la storia, dice: ma guarda, qui la ristorazione esiste da circa 100 anni, veniva fatta dal papà del proprietario, l'avvocato Esposito, poi successivamente. Ma lo sai che noi non conoscevamo, che avevamo, solitamente si emigra, si va sui paesi vesuviani, ci si sposta, quando noi al centro di Napoli abbiamo delle realtà che sono incantevoli, abbiamo un giardino che è a dir poco spettacolare perché fa parte del sottobosco del Real Bosco di Capodimonte, abbiamo piante secolari, abbiamo l'ultima pianta, una delle ultime piante, perché sono rimaste tre in Campania, certificati, piedipalumbo originale, è la il vitigno che trovate all'ingresso, che fa da pergolato all'ingresso, abbiamo trovato un giardino che era segreto, un pozzo segreto dove c'erano ancora gli anelli, dove si attaccavano i cavalli, un rudere che ora è così allo stato bravo perché crea una scena di fantasia. Non diciamo troppo, invitiamoli. Allora, se volete venirci a trovare, noi siamo a vostra completa disposizione, proprio appuntamento, siamo aperti anche il sabato e la domenica fuori periodo di eventi, quindi da maggio fino a settembre noi lavoriamo con gli eventi fortunatamente, però il resto dell'anno ci si può venire anche a trovarci anche solo per un caffè. Magari si organizzano le presentazioni culturali. Io sono a vostra completa disposizione perché è solo motivo di piacere essere vostro patron. Grazie, grazie al signor Franco e da Rotti Vitalia è tutto, grazie.